L'ha cercata dappertutto, dice di correre subito a casa. Grazie. Spegnere. Oh, Didino! Oh, Didino, tu mi vai proprio a far morire di crepacuore! I nostri programmi sono quelli terminati. Signore e signori, vi auguriamo una buona notte. Ma lo sai che è tutta la sera che ti sto cercando? Ho telefonato perfino al pronto intervento. Ma perché mamma? Non hai sentito la televisione? No. Beh, ha detto che oggi è stato rapito un bambino, oggi pomeriggio. Sì, vabbè, ma cosa c'entro io? Sono tempi terribili. Vanno in giro a rapire bambini. Uffa, mamma, ma chi vuoi mettere in testa che ormai sono grande, che ormai ho 32 anni? Tu resti sempre il mio bambino. Dai, almeno non fatti sentire dalla servitù, per favore. Che fate lì, sciacalli, via! Fare i soldi che ti do nei cinemacci di quart'ordine, in un ambiente mefitico. Le persone che ci vanno sono tutte sporche, hanno le croste. Butta via quella caramella! Adesso sai cosa ti fa la mamma? Un bel bagnetto. No, il bagno no, il bagno l'ho già fatto martedì, mamma. Vieni qua, Didino. Levati questi vestiti. Bisognerà disinfettarli, sterilizzarli, anzi no, è meglio arderli e farli buttare via dalla Croce Verde. Ecco, sì. Dai, mamma, per favore, non esagerare. Ma perché non mi vuoi credere? Saranno pieni di cimici. Buonanotte, mamma. Lo sai quello che devi fare domani mattina, vero, Didino? Sì, sì. Il tight è sulla sedia, ti ci ho messo anche la cravatta d'argento. Mamma, non so se domani avrò voglia di venire, sai. Anzi, forse domani resto a casa. Non scherzare, devi essere puntuale domani mattina. Quello è il sacramento più bello e commovente nella vita di un uomo e di una donna. Didino! Carissimi, siete venuti alla casa del Signore perché il vostro amore sia santificato da Dio davanti al ministro della Chiesa e alla comunità. Come stanno bene tutti e tre? Cristo benedice largamente quest'amore affinché siate fedeli l'uno all'altro e portiate insieme le responsabilità del matrimonio, vi arricchisce e corrobora dopo avervi già consacrato nel santo battesimo. Fernando, vuoi tu prendere la qui presente Yolanda come tua legittima sposa secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Yolanda,
Vuoi tu prendere il qui presente Fernando come tuo legittimo sposo, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Grazie. Grazie. Ci scriverai, Carlo. Ecco qua il confettino. Confettini anche a te. E anche a lei, cara signora. Ecco qua. Ecco qua. Per fortuna. È splendida. Una sposa splendida. Oh, cara contessa. Auguri, cara. Brava. Cara. Io levo il calice. E lei, ah, grazie, grazie tante. Ecco, il terreno per il nuovo seminario l'abbiamo trovato, ma non abbiamo ancora la civiltà. Il problema sarebbe... Ecco, che tesoro, è bello. Il problema sarebbe di poter, in qualche modo... Oh, oui, cara, il boccone dalla bocca, no, mi leverei per lui. Avanti. Che non farebbe una mamma per un figliolo? A chi lo dirò? Beh, Didino, dove vai? Lo vuoi il gelatino, sì o no? No, no, basta, grazie. Posso provare le fragoline, vieni. Sì, hai ragione. Veramente, che affidarsi alla Divina Provvidenza, è vero. Scusa, mamma. Ma Didino, sparisci sempre. Fermi tutti immobili. Avrei potuto passarla con te la mia prima notte. Se solo tu avessi voluto. Bravi, bravi, fermi. Anche lei, per cortesia, con quella testa, stia fermo. Ecco, bravi, così. Mamma, è ridicolo. Voglio il fegato di merluccio sta i bambini. Non è vero, zio? Oh, guarda, tuo zio è meglio che non metta bocca. Vieni qui. Si tratta di un attimo, signor Conte. Se lei si tappa il naso, non si accorge di nulla. Su, coraggio, fallo metto. Coraggio. Dai, apri la bocca, tesoro. Ma è grande. Tu sta zitto. Avanti, avanti, a chiese. ecco, bravo, molto bene. E ora ci facciamo il segno della croce. Senti, Mafalda, volevo dirti per quel terreno... Devi farmi un piacere, Alberto. Una volta che vai in città, mi devi portare quest'anello dall'orefice. Lo smeraldo è lento. Non scappa via. Va bene, va bene. Forse martedì ci faccio un salto. Ti dicevo, per quel terreno... Lo smeraldo che il povero Ruggero mi regalò il giorno del nostro fidanzamento. Quei tempi sì che il matrimonio era un sacramento serio. Una ninfomane. Quella Yolanda è proprio una ninfomane. Avete visto come si strofinava a tutti gli uomini? E davanti agli occhi del marito, appena sposato. Se penso che quella svergognata aveva messo gli occhi addosso al mio bambino, mi vengono i brividi. Ma tu non mi avresti lasciato sola, vero? Come partito non era male. Quando morirà il padre, erediterà un sacco di soldi. Anch'io. L'acqua gassata svapora. Non sono stato io, giuro. Ai, ai. No, Chiama tua sorella, allora. Che venga subito qua. Sì, subito. Sì, subito. Mamma Falda, per un po' d'acqua minerale. Ci portano via tutto quanto. Ladri. E tu? Sta seduto dritto quando mangi. Ai, la mamma. Mi stai venendo su. Gobbo e sbilenco come il Rigoletto. Ah, se tuo padre fosse vivo, te lo insegnerebbe lui come si sta a tavola. Che uomo formidabile era. E che grande cacciatore. Alto, aitante, virile. Era uno scoreggione, era. Guarda che stai parlando di tuo padre, te lo sei dimenticato. Ah, io! Aveva solo un po' di areofagia, come ce l'hanno tanti. Era uno scoreggione. Didino, ah, aspetta la memoria di tuo padre e sta seduto dritto. Tu bevi la mia acqua minerale? Si figuri, signora contessa, io l'acqua minerale nemmeno la digerisco.
Guarda qui, cara, i bicchieri sono unti e bisunti. La servitù di oggi? Ma dove ti credi di essere? I biscotti, no! Ai! Adesso torno in cucina e non ci provare più. E tu, vuoi stare seduto dritto, sì o no? Aio! Sì, aio, te lo do io, aio. Ma non ce l'hai un po' d'amor proprio? Signori, ci sono ancora i budini. Il cinema, altro che cinema. Dovresti andare a fare delle lunghe passeggiate nei campi. A respirare aria pura. Se ti ostini a stare seduta al cinema tutti i pomeriggi, sai come finisce? Eh? Lo vuoi sapere come va a finire? Che ti si storcerà la spina dorsale. E dopo ti toccherà andare in giro con un busto di ferro. Un busto di ferro? Sì, un busto di ferro. Notte e giorno, estate e inverno. Grazie. Non potrai fare il bagno. E non è finito. Non potrai più neanche stare seduto, perché... Ma no, mamma, non lo voglio, basta. Mangialo. Perché la spina dorsale finisce sulle natiche e sarai tutto avvoltolato in una specie di corazza di ferro. E ogni volta che dovrai fare la pupù, apriranno uno sportellino e ti infileranno un lungo cono di plastica nel sedere. E il giorno che io sarò morta, ti renderai conto di cosa vuol dire non avere più la mamma vicina. Mi ascolti o dormi? Ma sì, mamma, ti ascolto. Ho capito benissimo. Quando tu sarai morta... Avrai il corpo coperto di piaghe, ti verrà la scabbia, dei buboni infetti e sanguinolenti. E quando ti gratterai, ti si riempiranno le unghie di pusse. Ti verrà la dissenteria. Quando farai la pupù con quel cono di plastica, te ne accorgerai, mio caro. Di quale terreno stavi parlando tu? Era per quei 3 ettari col vecchio mulino. Avrei bisogno di realizzare. Ma ho giusto un buon affare per le mani e con la mia parte. La tua parte non esiste più da un pezzo e lo sai benissimo anche tu. È inutile, sai, che vieni qua a piangere miseria. E in quanto a vendere la terra, guarda, non se ne parla neanche. Io devo pensare a questa creatura. Vieni. Vieni qui, che la mamma ti fa un po' di coccolezzi. Vieni. Caro. Nessuno mi metterà mai un cono di plastica nel sedere. Nome del padre, figlio, lo spirito sta. Gesù, Giuseppe e Maria vedono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi, l'anima mia. Oh, Signore! Avanti, non fare il bambino. Scendi giù. Scendi subito di lì. Anch'io! Anch'io! Sì, eccomi, signor Conte. E un giorno o l'altro finirà per farsi male con questi scherzi. Io glielo dico sempre, signor Conte, con la sua mamma, non attacca. Non ti voglio più bene io, mamma. Didino, aspetta. E dai, non ti arrabbiare. E facciamo i conti più tardi, sai? Didino! Bambino mio! Ma dove sei? Andiamo, non fare così. Non farla soffrire la mamma. Facciamo pace, Didino! Apri la porta! Apri, anima mia! Non apro, anzi, ora mi butto dalla finestra! No. Oddio, che male! Oh, che male al cuore! Oh! Ai, mio povero
povero piccolino, che ha bisogno di mettersi questo rende divise naziste per sentirsi forte e protetto. Ma perché mi prendi sempre in giro tu, mamma? No, vattene. Ma c'è la tua mamma che ti protegge, che ti difende. Eccola qui. Fai bravo, fai no. bravo. Adesso è ora di fare la nanna, eh? Tanto appena tu te ne vai io mi butto dalla finestra. No, no, Didino, non dire queste brutte cose. Su, vieni qui. Vieni qui dalla tua mamma. Ecco così, fra le mie braccia, bravo, bravo tesoro. Mamma, ma perché si sposano tutti e io no? Ma perché tu hai la tua mamma, non hai nessun bisogno di un'altra donna. Sai che cosa faccio adesso? Rimango qui con te, contento? Come quando eri piccolo ed eri tanto malato. Oh, povero mio Didino, dov'è che hai la bua? Allora, mi butterò giù dalla finestra domani. Dormi, bambino, dormi, tesoro, tra le mie braccia fai sogni d'oro. Dio, mi ha fatto una paura, signorino. Ma perché ne fai tanti supplì poi? Domani è San Porfirio, la festa dei poveri, non si ricorda? Signora contessa, i poveri sono pronti, come li vuole lei. Alberto, il discorso, per favore. Come ogni anno, la nostra famiglia, che si è sempre distinta per la sua generosità ed il suo amor patrio, fa un po' di beneficenza per alleviare le sofferenze dei più poveri della nostra città, che fin dai tempi delle signorie dei principati è stata sempre così ricca di tradizioni e di gloria. La carità non cerca mai il proprio interesse. San Paolo ai Corinzi. Viva San Paolo! Via le dita dal naso e vai a dare tu il primo supplì. Con molto piacere, mamma. Olè! Ancora supplì. Calma, calma, ce n'è per tutti. Avanti il primo. Meglio di me. Posso? Prego. Alt, quest'anno c'è una sorpresa. C'è una grossa novità. Abbinati supplì, c'è anche una lotteria. Oh! Sì, perché dentro uno di questi supplì c'è uno smeraldo. Sì, una pietra preziosa di inestimabile valore. E la vincerà chi la troverà nel supplì che mangerà. Avanti. Ce l'ho io! L'ho trovato io! Sì. Ma è un sasso! Sì, è un sasso! Perché io dentro molti supplì ho messo dei sassi per rendere più avvincente la gara. Ma attenzione, dentro uno solo di questi supplì c'è lo smeraldo di valore inestimabile. Vale 20 milioni! 20 milioni! E adesso mangiate, che vinca il migliore! No, no, così, state fermi! Divina, che cos'è? L'hai detto anche tu, mamma, no? Che bisogna essere generosi con i poveri. No! E tu non starai lì impalato, calma i bruti! Calma, ce l'ho per tutti! Ci dai partiti? Sento che questo proprio qua è lo smeraldo, eccolo! Smeraldo.
La Smeralda non c'è più. Il mio più caro ricordo, il mio anello di fidanzamento. Era tutta la mia vita. Brutti criminali! Ladri, delinquenti! Fermateli! Arrestateli tutti! Fateli defecare nel prato! Tutti quanti! In mia presenza e con le mani legate! E tu? Lo sai, la carità non cerca mai il proprio interesse. San Paolo ai Corinzi, mamma! Ma insomma! Sembra che non abbiate mai visto lo Smeraldo! I folli! Smeraldo, qui non si trova neanche il culo d'una lucciola. Ma dove sarà andata a finire? Chi è? Chi c'è lì? Ruggero. Ruggero. Sei tornato a farmi compagnia. Ma sei proprio tu? Sì, sei proprio tu, caro il mio Ruggero. Non riconosci la mia voce, Mafalda? Quella fastidiosa disfunzione ti perseguita anche nell'aldilà? Anche nell'aldilà. Povero Ruggero. Hanno rubato l'anello di fidanzamento che mi regalasti tu, quello con lo smeraldo. Ah, lo sai già. Mafalda, se rivuoi lo smeraldo, consegno al più presto 1 milione a nostro figlio Fernando. Così si fa un bel viaggio. È un ragazzo disperato, nostro figlio Mafalda. E questo chiuso ambiente di provincia aggrava la sua situazione. Mandalo all'estero, ha bisogno di vivere. Non può restare prigioniero di questa villa. Deve girare il mondo, conoscere il nord. Adesso mandalo in Danimarca. Lo mandi o no, non lo mandi? E mandalo in Danimarca. Avanti, tira fuori lo smeraldo. Gli assomiglio mamma e papà, gli assomiglio, vero mamma? Non dire eresie, tuo padre era un uomo favoloso. E invece ci sei cascata, perché gli assomiglio molto, gli assomiglio. Gli assomiglio al papà, vero mamma? Su, ridammi lo smeraldo e io ti perdono. Ma non ce l'ho mamma, ma quante volte te lo devo dire? Non ce l'ho io. Guarda che peggio per te, sai? Non ho mai accettato i tuoi ricatti. Insomma, Mafalda, quante volte te lo devo dire? Lo smeraldo in fondo allo sogno delle trote. Scusa il fastidioso disturbo. Sei un gran pagliaccio. Ah, ma tu non mi capisci, sai. Non mi hai mai capito, ecco com'è la cosa. La solitudine è il destino di tutti i grandi spiriti. Schopenhauer. Fernandino! Ciao Cesarino! Ma fatti vedere!
Ma tu non sei cambiato per niente. Ma quanti anni saranno passati? 10? Tanti, eravamo ragazzini. E tu lavori sempre in banca? No, era una vita troppo grigia, troppo sedentaria. No, dico, poi senti, farsi venire i calli al culo. No, no, non era roba. Lo so, ti capisco, sai. Ah, buone letture, vedi. Bravo. E la compro sempre, bisogna tenersi un po' aggiornati. Tempi brutti, tempi difficili. Ti presento Andrea, un mio amico. E questo è Fernandino, un mio compagno d'infanzia. Piacere, Andrea. I signori desiderano? E adesso cosa fai? Sei tornato a vivere qui? No, faccio una vita dinamica, sono sempre in giro, mi interesso di cose antiche. E tu? Niente, sto qui da solo con mia mamma. Ah. Tu piuttosto ti sei sposato? Chi? Io? No, ma siamo ammattiti. No, preferisco la vita all'aria aperta, fare dello sport, liberi, liberi. È vero, Andrea? Eh beh, certo. Noi due siamo accampati giù al fiume. Perché non vieni a trovarci? Potresti unirti a noi. Beh, se posso un giorno passa a trovarti. Chi sono quelle lì? Ah, questa è la squadra di calcio femminile. Ah, che mostro. Che gambacce. Quella è carina. Sembra un maschietto. Quale? Quella righe. Ah, sì, sembra un maschietto. I signori desiderano... Io voglio un gelato. Poi lamentati che ingrassi sui fianchi. Guarda che pancia che hai. Voglio un gelato. Come sei noioso. Va bene, prendi il gelato. Tu cosa prendi, Fernando? No, grazie, niente. Io non posso prendere niente fuori dai pasti perché mia mamma non vuole. Non vuole! La mamma non vuole! La mamma non vuole! Non cercare scuse. Tanto io lo dirò a tua madre. Lo dirai alla mamma? Sì, lo dirò alla tua mamma. Ma glielo dici? No, glielo dici. No, glielo dici. Sì o no? No, glielo dici. Ma fermati un attimo, zio, per favore, glielo dici o no? No. Ah, ecco. Perché sai, io certe volte mi sento come... Vedi, io sono sessualmente timido. Tu sei un pipetta. Pipetta, dai, zio. Non mi umiliare adesso. È inutile che ti sforzi di eccitarti con quelle riviste immonde. Faresti meglio a seguire il tuo istinto e a non contrastare la tua vera natura. Come la mia vera natura? Sì, la tua natura di omosessuale. Finocchio. Ho letto Freud, lasciati servire. Tu sei un culattino, hai paura delle donne. Un culattino? Sì, in effetti io un po' di paura delle donne ce l'ho. Ed è per questo che non riesco ad avvicinarle. Te l'ho già detto, io sono... Culattina? Ma no, sono un po' timido io. Vedi, io... No, io non ho mai... Non ho fatto la prova. Non ho mai verificato, una volta in vita mia. Aiutami tu, zio Alberto, per favore. Beh, proveremo. Aiuto! Poveretta, non aveva altro di bello. Io, onnipotente, ho voluto chiamare a sé questa vita torrenda, la nostra sorella Driade, noi affidiamo il suo corpo alla terra finché ritorni là, giunto per tanto, poiché Cristo è risorto, il primogenito dei morti, coraggio. Senti, ma tu l'hai detto le condizioni? Tutto a posto, 30.000 al mese più il mangiare e il dormire. È una sgobbona. Le piace lavorare. Vedrà come fa i servizi. Lava, stira, cucina, ha ricamato le cifre su tutta la biancheria di casa. Zia Dina in cielo, zia Dina in cielo. È meglio della buon'anima. Sì, sì, è la soluzione migliore. Tu lo credi, zio? Ce n'è ne buttato. Smettila! È la soluzione migliore. Vabbè, deciderà la mamma, come sempre. Eterno riposo dono a lei, signor risplendore della luce perpetua, riposo in pace. Amen. La zoppa non le mutate, 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 la zoppa. Senti un po', ma però tu non mi avevi detto quel fratello un po'. Oh, non si deve preoccupare. Angela è completamente normale. Beh, tranne la gamba. Cosa ha fatto la gamba? Povera figlia, il calcio di un somaro quando era piccola. Sì, sì.
È la soluzione migliore. Ma la vuoi finire? Dunque, fatti vedere. Senti un po', ma tu vai sempre in giro con Chat in questo modo? Sì, signora. E quello che è? Ma che razza di reggipetto porti lì sotto? È osceno. Ti ci vuole qualcosa di più serio. Levatelo immediatamente. Ho soltanto questo. Tu adesso questo te lo levi subito e ti metti qualcosa di più decente. Qualcosa che ti schiacci un po', tutta questa roba. Ti sentirai meglio anche in salute. Mm? Ti lavi i denti? Mm. Fa vedere le unghie? Mm. Ritegno, modestia, onestà. Altrimenti ti spedisco al riformatorio. Mm? Anchise? Ma sei sicuro che non ce ne fosse un'altra più stagionata? No, signora. Pensa a farle fare un bel bagno. E mi raccomando che si strofini con la spazzola. Dalle un grembiule della povera Driade, hai capito? Che se lo adatti e comincia a lavorare. Presto, 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 che fai l'imparato? A lavoro, a lavoro. Ti avevo detto di togliertelo. Vengono questi qua allo zucchero. Lo zucchero? Ah, buongiorno. Mi pare che sia di qua. Grazie. Ecco, monta qua, monta. Dai. Ma e se casco? No, non aver paura, te la reggo io. Quello zucchero non ci sta. Più su, più su, più in alto ancora. Quanto mi dispiace, mi scusi. Ma tu la domenica cosa fai? Beh, io lavoro, no? Perché se tu avessi la domenica libera, potresti venire a fare un mezzo servizio a casa mia. Ah, eccolo. Anzi, se tu vuoi, potresti fare anche un servizio intero. Ma... Ah! Hai rovinato il servizio, brutta cretina. Il servizio giapponese. Adesso per ripagarlo... Dovrai lavorare 2 mesi senza prendere la paga. E per una settimana mangiare soltanto pane e acqua per meditare sulla tua stupidaggine. E tu, che cosa ci facevi qua? Aiutavo questa brutta cretina. Pulisci! Senti, a proposito, Mafalda, per quelle cambiali... Niente avallo. Anche tu pensi solo a mandarmi in rovina. Ma Mafalda, si tratta solo di una firmetta. E non ti provare a falsificare la mia firma, come l'altra volta.
Che ti faccio fare la fine di Silvio Pellico, ti faccio fare. No, grazie. No. C'è un pacco per il signorino Fernando, da Casablanca. Da casa? Africa. Un pacco dall'Africa per il mio divino? E chi può essere? Luana, Queen of Desert. Ah. Allora, aspettavo, mamma. È un pacco, è un regalo di un amico. Un amico? E tu hai degli amici africani, divino? Io? Sì, l'ho conosciuto per corrispondenza. Ah. È un geometra. Ah, ma bisogna aprire. No, no, mamma, lascia perdere. Sì, sono scambi tra floricoltori, sono bulbi speciali. Ah, dei bulbi. Sono fiori del deserto. Oh. Che bello. Non ho mai visto un fiore del deserto. Ma lascia, mamma, cosa? Sai, i bulbi sono tutti uguali. Sorella Peppe, sono bello. Grazie. Come grazie? Volevo ringraziarla per i soldi. Li manderò a mia madre per curare mio fratello. Perché, vede, cara signora, l'umanità... Quali soldi? Quelli che mi ha messo nel libro delle preghiere. Nessuno mai è stato così gentile con me. Mi ci sono anche fatta questo vestitino. Angela, servi la colazione, svelta. Anchise, dammi l'acqua minerale. Mamma, mi posso sedere qui? Sì, caro. Oh. Hai visto come zoppica la nuova servetta di Mafalda? Gradisce un panino, signor Alberto? Ma lo sai che stai molto bene con questo vestito nuovo? Cos'è? Un regalo? Grazie. Come lei beve l'acqua minerale, monsignore? Ma che fa male. Ah, grazie. No, no, prenda quest'altro. L'ho fatto apposta per lei. C'è chi prosciutto. Ah, bene. Dottorino, chiudate la radio. Rovina tutta l'atmosfera campestre. Io mi chiedo che gusto ci trovate a sentire la partita. I prati sono fatti per i picnic, non per tirare calci a una palla. Fernando. Sai dove siamo? Sì, cioè no, dove siamo? Vicino alla chiesetta. Come alla chiesetta? Ma come, non ti ricordi? La chiesetta dei nostri giochi.
Dai, su, andiamo a rivederla. I pensieri in casa. È un gioioso inno alla poesia. Fernando, mi aiuti a raccogliere qualche margherita? Che riceve d'altronde nuova linfa dalla fonte della vita. Essenziali, fondamentali, mi credo. Se ne accorgeranno. Ma dai, no. Sei d'accordo? Non trova? Ho una fame. Dai, su. Guarda, Fernando. Cosa? Ti ricordi quella gita fatta da ragazzi in cui c'eri anche tu? No, io non ricordo. Ci fermammo proprio qui, nella chiesetta abbandonata. E tu avevi tanta sete. E io ti dissi. No, io non ricordo. Che vergogna. Fernandino, e così sei venuto a trovarmi, Ma che hai? Niente, niente. Mi è successa una cosa un po' imbarazzante. Dai, vieni, vieni. Guarda come siamo organizzati bene. Alla maniera dei vecchi pionieri dell'West. Loro scavavano l'oro e noi scaviamo le tombe etrusche. Andrea, una birra. Ecco, siedi qui. Ieri abbiamo trovato in una tomba un pezzo che è una cannonata. Prendilo, Andrea. Vedrai un oggetto favoloso da restare di stucco. Di quelle cose che si trovano raramente, ma quando si trovano è una meraviglia. Piano. Piano. Fa piano, Ma guarda come mi sono ridotto. Porca miseria, io non so. Ma insomma, che ti è successo? Ma niente, c'era su una ragazza che tra l'altro a me non piace, che voleva venire per forza con me. È una cosa così imbarazzante, è stata. A me le donne che fanno così mi danno un fastidio. E a te, Andrea? Neanche a me piacciono le donne quando fanno così. Dai, su, non pensarci più. Aia. Vieni. Aia. Vieni, pensati. Aia, divertirti. Luca. Aia. Aia. Ti ricordi a scuola quando facevamo la lotta e tu eri John Wayne e io penna bianca? Ti ricordi? Aia! Però voglio tornare dalla mamma! Non mettere sotto! Vuoi vedere? Dai! Mettila! Dai, su, difenditi! Mi sto pallido! Ti arrendi? Mi arrendo! Arrendi! No, è troppo comodo! Adesso viene il meglio! La vendetta di più bianca! Dai! Bravissima. E poi questo è il mio pezzo preferito. Ricordo che l'ho sentita l'ultima volta al concerto per i sordomuti. Ah, che peccato. E io non c'ero. Ero Montecatini per quella mia stitichezza. E com'è che non vediamo tra noi il suo figliolo? Sai, così timido. Quando c'è troppa gente si sente sempre un po' imbarazzato. Non ha più avuto quei noiosi... Noiosi? Turbamenti. No, è completamente guarito. Adesso è serio, tranquillo. È molto occupato, studia tanto, sa? No. Ah, è veramente un ragazzo d'oro. È un ragazzo d'oro. Peccato che sia così timido. Sì, timido. Ha imbrogliato, t'ho visto. Sì, ha imbrogliato. Perché fai di queste cose alla tua povera mamma? Ha imbrogliato, vergognati! Ma non gridare, mamma, per piacere. Sì, invece, io grido quanto mi pare piace. Che mi sentano tutti! Mio figlio mi imbroglia, mio figlio mi imbroglia, mio figlio mi imbroglia, mio figlio... Questa palla era... qui! E tu l'hai messa qui! Ma non è vero, mamma, io non ti voglio imbrogliare. Guarda che ti sbagli, questa palla era esattamente qui. Questa palla stava qui e tu mi hai imbrogliato. Guarda, mamma, che qui se c'è qualcuno che imbroglia sei proprio tu, chiaro? Oh! Che cosa hai detto? Ho detto che qui se c'è qualcuno che imbroglia, questa sei proprio tu, chiaro?
Tu non sei figlio mio! Ti hanno scambiato con un altro bambino nella culla quando ti ho partorito! Sei tu che non sei mia mamma! Sei tu che mi hai barattato per un tozzo di pane da una zingara di passaggio! Non giocherò! No! Mai più! Lo giuro! Lo giuro! Mai più! E non ti lascio niente! Lascio tutto a questo vado! Tutto! Signor Conte, le porto giù una benda e la tintura di iodio. Vai, andiamo! Va bene, signore. Ho trovato anche stanotte il suo regalo. Sotto il pitalino? Sotto il pitalino, sì. Due carte da 10.000. Le ho mandate a mamma per poter mandare Peppe ai matti. Peppe, tuo fratello? Sì, Peppe, mio fratello. Lei è troppo gentile con me, signorina. Troppo gentile. Ma no, cosa vuoi che sia? Non è niente, non è. La prossima volta te lo faccio davvero, se è un bel regalo. Mamma. Che cosa c'è? Mamma, ti voglio dire una cosa. Bravo, la partita di croquet l'hai vinta tu, sai? Sì, mamma, perché tu sei brava. Tu sei la mamma più brava e più bella del mondo. Oh. Povero Didino, quanto sei buono. Ma io ti ho fatto tanta bua alla fronte. Non è stata colpa tua, è stato uno sbaglio. Oh, no, mia. No, è stata colpa mia. No, mia. Sono stata impulsiva, cattiva. Fortuna che mi deve andare a confessare domani. Ma non succederà più. Oh, finalmente si mangia. Di nuovo trote, Anchise. Da quando abbiamo votato il vascone, signora Mafalda, bisogna finirle o vanno male. Quante ce n'è ancora? Il frigo 62. Oh! Scusa, ma adesso cosa mangeremo? Trote per un mese? Sì. Fanno bene ai bambini. Sono piene di fosforo. Mamma, mamma, guarda che sorpresa! C'è il tuo smeraldo nella mia trota! No, da qua! Sì, se tu con l'altra mano mi dai 1.000.000 per andare a Copenaghen. Brutto ricattatore! Dovresti vergognarti! Ricattare in questo modo la propria madre! Se me lo chiedi così non ti darò neanche un centesimo! E allora io me lo mangio! No, 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 dammelo, dammelo! Levanta giù, sai! No. Lo mangi tu, lo mangio! Se lo sputi, la mamma ti dà un'altra sterlina d'oro, come quando perdevi i dentini, eh? Vuole, dammelo, vuole. Dammelo! Va bene, tesoro. Te lo puoi tenere. Tu sei il mio erede, io mi fido. Sempre meglio che sia custodito da te che finisca nella pancia di un povero pidocchioso. Te lo puoi anche nascondere in un posto sicuro. Dove vuoi tu? Nella tua scrivania, per esempio. Così io gli do un'occhiata di tanto in tanto. Thank you.
Ciao. E questo? Te lo regalo. Tienilo come mio ricordo. Sì, ma mi raccomando, non dire niente a mia mamma. Beh, non so, finché erano soldi. Ma questo dove lo metto? Mettilo in un posto inaccessibile. Nei fagioli? Ma no, hai tanti posti dove lo puoi nascondere. Puoi mettere nel bordo della sottana, oppure nel reggipetto, o nelle mutande, o anche dentro il tuo corpo. È proprio carino, sa? Mi piace, così verde, carino. È un solitario, sai. Ma non importa, signorino, è il pensiero che vale. È quello che conta, non si deve mica scusare. Senti, la prossima volta ti faccio un regalo ancora più bello. Ma perché si vuole disturbare, signorina? Cosa fai? Mi prendi in giro, brutto mascalzone? Cercar che giova, salvo mi prendi in giro? Cerca, che sempre nell'angolino andò a finire il soldino. Lo troverò prima o poi, lo troverò, a costo di dover rovesciare sotto sopra tutta la casa. Ma scusa, non avevi detto che me lo lasciavi? Sì, ma adesso ho cambiato idea. Ridammelo subito. No, non te lo do. Oddio, un momento incantevo. Impostore. Non è lì, è in una buia caverna. Ah, aiuto, cado come triade. No, Didino. Tesoro mio! Non sono morto! Ti ho fatto uno scherzo! Quale buia caverna? Non te lo dico! Che succede? Non te lo è dico! È caduto? Si è fatto male, signorino? Vai via! Lo hai dato a lei? No! Traditore! L'anello di fidanzamento che mi regalò no, tuo mamma. Padre! L'ha dato mamma. A lei! A mamma! Aspetta! Vieni qui! Aiuto! Non scappare! Brutta svergognata! Vieni qui! Dove l'hai messo? Aiuto! No. Dimmi dove l'hai messo! Vieni qui! Concentrazione lago! Hakum! Non si muova, signora contessa! Altrimenti io la sbatto in concentrazione campo! Oh mio Dio! Chi sei? Io sono il fantasma di grande Führer, qui in casa di suo figlio Fernando, perché io già pensato che quando contessa vede fantasma di grande Führer, gli viene un accidente e muore! Così suo figlio Fernando può sposare! Io sono qui ad assistere al suo trapasso! Aiuto, oh mio Dio, Fernando! Fernando, io, è un grandissimo scopatore potenziale! Io adesso devo sposare con una brava ragazza ariana pura, con grandi poppe, e fare molti figli, per la grandezza di terzo... Ma mamma, non ti è piaciuto? Non ti ha divertito? Va via e lasciami in pace. Questo non era uno scherzo. Questa volta facevi sul serio. Altrimenti non ti mettevi quegli orribili baffi. Tu volevi farmi
morire di paura. È una confessione. Avanti, dillo. Avanti, ammettilo. Dimmi in faccia che hai deciso di abbandonarmi. L'ho capito. Vuoi lasciarmi sola come un cane? Non so, non so. Mamma mia, ma come fai a pensare a queste cose? Io non ti lascerò mai, non ti lascerò. Io ho sacrificato tutta la mia vita per te adesso che sono diventata vecchia. Io non avrò mai una mamma bella come te. Non troverò mai una donna così bella. Mai, mai. Bambino mio. Asciugati le lacrime. Mai. Tesoro. Oh, bambino mio. Che dolore mi daresti se ti lasciassi. Ma mamma, posso venire a letto con te? Sì, caro, sì. Ecco vieni, qua. Vieni. Che bello. Vieni accanto alla tua mamma, così, come quando eri piccolo, qui dentro il mio lettone. Ecco. Bravo, così. Bravo. Vuoi che ti canti Lili Marlene? No, cantami la nostra. Sì. Dormi, bambino, dormi, tesoro. Angela, ehi, Angela. Signorino, che cosa fa qui? Sono qui. Volevo rivederti, ma la mamma non vuole che io venga in cucina, e neppure qui, ma io voglio rivederti lo stesso. Allora dovremo aspettare quando avrò lavato tutti questi panni, 3 giorni. È stata colpa mia. Ho fatto pensare a tutti che tu fossi una ladra. E invece non è assolutamente vero. Beh, non importa. Se ne vada, signorina. Sì, senti, però questa notte vengo da te. Sì, ma... Con chi stavi parlando? Con nessuno. Stavo dicendo una preghiera. E il sapone che consumi lo pagherai col tuo stipendio. Allora? Dunque tua madre non si è ancora rimessa, ma la fibra è forte. Sì, vabbè, ma il cuore, la pressione, sai, la sua... No, è sana, è solo scioccata psicologicamente. Le ho prescritto un sedativo, ma sai, in questi casi le medicine fanno poco effetto. Allora io che cosa dovrei fare? Stalle vicino, aiutala, con l'affetto, la comprensione. Caro mio, sei stato tu la causa del suo crollo, ora devi aiutarla a guarire. Ciao, ne? Ciao. Su, presto, non devi rimanere in questa casa un minuto di più. E ringrazio il cielo che non ti abbiamo neanche denunciato. Ma perché denunciata? Come perché? Cosa ha fatto? Atti di libidine in talamo privato. E sei fortunata che ti mandiamo solo a casa. Ma io non voglio andare a casa. Mi faccia chiedere scusa alla signora Mafalda. E poi voglio parlare con il signorino Fernando. Angela! Signorino! Angela! Signorino Fernando, mi mandano via. Sì, lo so, mi dispiace. Io verrei con te, sai, ma non posso. Non può. Ma come faccio con la mamma in queste condizioni? Va bene, non importa. Sarà per un'altra volta. Sì, io ti prometto che quando potrò, cioè quando la mamma starà meglio, io ti raggiungerò. Perché io ti voglio sposare, sai, Angela. Anch'io ti voglio sposare. Senti, mandami qualche cartolina. Perché io faccio la collezione. Sì, ti scriverò. Angela, andiamo! Mandamela a colori, però! Fernando? Cosa c'è? Signorino Fernando, c'è un pacco per lei. Stavo giocando a poker.
Da solo? Viene dalla Danimarca. Ah, sì, sì, grazie. Sono semi di gardenia danesi. Questa è di Angela. Ah, grazie. Dice che la pensa sempre. E dice anche che lei aveva promesso di andarla a trovare. Sì, sì, vabbè, uno di questi giorni ci andrò. Sì, ma come avrei potuto fare con mia mamma in queste condizioni? Guarda che punto! Vincerò anche questa volta! E col cappotto! Punto mio! Non dire sciocchezze! Il punto è mio, si vede lontano un miglio! Misuriamo, vuoi vedere che punto mio? Non vorrei farmi arrabbiare come l'altra volta! È mio! No! Oh! È mio! È mio! Invece è mio! Adesso ti faccio vedere se il punto è tuo! Corri! Corri! Vagli dietro! Altrimenti va giù per la discesa e va a finire nella vasca delle trote! Sta attenta a non perderti! Ti ricordi quando eri piccola? Rincorrevi sempre la palla e finiva sempre che ti perdevi nel boschetto e ti mettevi a piangere. Angela! Signorino! Sei tornata? Sì, signorino. Per me? Per te, signorino. Ma io non posso parlarti adesso, perché c'è la mamma. Però tu aspettami qui, alle 9, qui. Me lo prometti? Te lo prometto. E questa volta ce ne andremo via insieme e ci sposeremo. Divino, l'hai trovata? Vieni, vieni, andiamo, continuiamo. Non mi va più di giocare. Perché? Perché non vuoi giocare più? Ti è venuto il malumore? Sei stanco, bambino? Vuoi che giochiamo a carte? A ramino? Non mi va. Non mi va più niente, mamma. Ti va forse di giocare a scacchi? Mamma. Io non posso più vivere senza Angela. È qui? Sì. E l'hai vista? Io ho deciso di andare via con lei. Ah. E va bene. Tu sei grande ormai e puoi prendere decisioni da solo. Io ora non posso più oppormi alla tua volontà, ai tuoi desideri. Alla mia felicità, mamma. Ah, d'accordo, alla tua felicità. E se tu sei felice, sono felice anch'io. In fondo è una brava ragazza, è sana. E se davvero le vuoi bene, io trovo che è giusto che te ne vada con lei. È giusto. Oh, grazie. Grazie, mamma. Tu sei la mamma più bella che io abbia mai avuto in vita mia. E quando partirò? Stasera? Stasera? Sì, mamma. Stasera. Hai deciso di andare via stasera? Perdonami, mamma. Ma io partirò subito dopo la festa. Proprio oggi che è il mio compleanno. Tanti auguri, mamma. Grazie, bambino mio.
Allora, 100 di questi giorni, mamma. Sei molto caro. 100 di questi giorni. Si fa presto a dire 100 di questi giorni. E intanto ogni anno che passa sulla torta vedo sempre una candelina in più. Dici così ogni anno? Io spero di farcela ancora con un soffio solo. Ti aiuto. No, no, voglio farcela da sola, porta male. No, 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 no. Ma mi hai sporcato tutto. Beh, poco male. Vieni, andiamo lì sopra, la mamma ti fa un bel bagnetto. Come fare il bagno adesso? Tanto più che devi partire e voglio che tu vada via pulito, in ordine. Ma... Vieni, su. Su, andiamo, andiamo. Andiamo, vieni. Vieni, vieni. Andiamo, vieni con la mamma. Su, da bravo, facciamo presto. Vedrai. Faremo molto presto. Vieni. Lasciarmi, tesoro, mio unico tesoro, gioia della mia vita, non mi lasciare, di Dino,